Allora, spero che c'è qualcuno che inizi a guardare la nostra diretta. Allora, spero che tutto bene. Aspettiamo ancora qualche minuto, vediamo se c'è qualcuno che si aggiunge e iniziamo il nostro argomento. Allora, io piano piano parto sul discorso del nostro, diciamo, argomento della serata. Buonasera anzitutto di tutti che guardano adesso, buonasera a tutti gli amanti di Kettlebell Sport o Ghiri Sport, disciplina sportiva amata da tutti noi. Motivo della nostra, diciamo, questa diretta riguarda il regolamento Kettlebell Sport. Ovviamente siamo in Italia e parliamo del regolamento di Federazione Italiana Kettlebell Sport, anche attaccata a World Kettlebell Sport Federation, comunque identici regolamenti. Prima di iniziare tutto il nostro discorso faccenda, e ovviamente aspetto che forse qualcuno qualcosa scriva qualche domanda, vorrei dire due parole in quello che riguarda anno 2020. Anno 2020 aveva avuto un bel inizio, abbiamo organizzato in Italia campionati regionali in 7 regioni, è andato tutto bene, poi è arrivata pandemia, lockdown e tutto il resto sapete sicuramente bene in che situazioni siamo. In vivo in Italia quest'anno non abbiamo organizzato nessuna gara oltre queste competizioni regionali, motivo ben sapete è pandemia e coronavirus. Però, nostra organizzazione, siamo usciti da questa situazione, siamo adattati e siamo adattati per organizzare anche ovviamente lezioni varie, molti atleti, molti istruttori federali che lavorano presso associazioni sportive dilettantistiche, presso club sportivi, palestre. Ovviamente si lavorano anche fino al giorno oggi facendoci varie lezioni e percorsi online. Che riguarda le nostre competizioni? A mese maggio abbiamo organizzato una competizione Coppa del Mondo World Kettlebell Sport Federation. Italia è stata più numerosa squadra come numero di partecipanti. Ovviamente questa Coppa del Mondo era solo individuale, nessun team, però se fare calcoli non ufficiali, Italia come team vincitore Coppa del Mondo. Poi a mese ottobre abbiamo organizzato campionato europeo online, dove Italia è stata più numerosa e Italia in assoluto è diventata campione Europa. Faccio auguri a tutti gli atleti partecipanti, a tutti i loro istruttori, i loro allenatori, tutte le associazioni sportive dilettantistiche, atleti quali facevano parte di associazioni. Tanti auguri ragazzi. Momenti difficili ovviamente. Difficile in tutto senso di lavoro, soprattutto lavoro sportivo, collaboratori o personalmente, ad esempio io ho una palestra, una ditta individuale, ovviamente non è bei momenti felici, però cerchiamo di andare avanti. Allora, noi ovviamente ci sentiamo anche fine anno per auguri vari di associazioni, tutti i praticanti di Kettlebell Sport, ma al momento vorrei che noi parliamo di regolamento Kettlebell Sport. Quest'anno è stato molto utile da una parte organizzare competizioni online e far lavorare molto giuria, giudici in tutto il mondo, che noi abbiamo circa 100 giudici certificati da World Kettlebell Sport Federation e hanno lavorato circa una quarantina giudici da vari paesi del mondo. È stata una grossa e grande esperienza durante questi video online, perché un giudice riceve un video, se qualcosa che non va, loro subito contattano la giuria, che io sono, diciamo, presidente della giuria e do tutti i diritti, aiuto ai giudici per capire come giudicare. Perciò un giudice riceveva, diciamo, una gara classica, già 10 minuti, poi
Potevo riguardare 10 volte, 10 volte se vedevo qualcosa che non andava, faceva domande, chiedeva, e così i giudici hanno imparato molto bene grazie a quest'anno. Poi in Italia noi abbiamo giudici in categoria nazionale, una decina di giudici, tra quali tutti questi ragazzi hanno partecipato in questi campionati Coppa del Mondo, Campionato Europa, e adesso che noi organizziamo in questi giorni, ragazzi, in un video, 18° trofeo nazionale, centro storico di Turbigo e World Kettlebell Sport Federation Festival Kettlebell Sport. Ok, questi giorni proprio noi riceviamo vari video e anche lì, allora, io ricevo, curo io tutta la gestione della competizione, tutti i ragazzi mi mandano in segreteria, diciamo, però io sono qui tutti i giorni in ufficio, ricevo video, guardo, do una occhiata e vedo se c'è qualche problemino, che l'atleta sbaglia tanto e giuria deve togliere tante ripetizioni, consiglio possibilmente all'atleta se vuole rifare competizione, anzi diamo un aiuto, diamo incontro, rifai per favore perché molti errori di fissazione o qualcosa d'altro del regolamento. Perciò ripeto ancora, quest'anno è stato molto utile e i nostri giudici spero che hanno portato su un livello qualità del giudicare molto in avanti. Scusate, iniziamo a parlare adesso proprio argomento di regolamento. Anzitutto, un atleta vuole partecipare a una competizione, scrive a federazione, a segreteria o direttamente a me o WhatsApp, tanti mi conoscono che organizziamo le gare, io sono legato direttamente con prima persona di organizzare competizioni, contattano come si può fare. Allora facile, si scrive 2 settimane prima di competizione, si manda sulla prescrizione, quale disciplina vuole fare, nome e cognome, in quale categoria peso parteciperà. E va bene, riceviamo, diamo ok. Atleta, una volta che si iscrive in una competizione, è suo obbligo sapere, conoscere regolamento Federazione Italiana Kettlebell Sport. Parliamo del territorio italiano al giorno oggi. È un obbligo sapere il regolamento. E quando atleta o in pedana in gara normale viva o online, in sua casa, in suo corridoio, inizia a sollevare, lui deve sapere il regolamento. Deve sapere il regolamento senza fare dopo pretese. Io non sapevo che non si può fare con calzoncini lunghi. Io non sapevo che bisogna avere t-shirt con maniglia corta, non lunga. Io non sapevo che non si può tenere cuffie per sentire i giudici. E tante queste cose, ginocchiere, polsini, cintura, dimensione, varie imbottiture sulla cintura. L'atleta deve sapere. Però se non lo sa, basta chiedere e nessun problema, noi rispondiamo. Ma durante queste competizioni, soprattutto online, un atleta fa un video, manda, dopo federazione dà permesso a rifare i video perché ci sono molti errori anche del video registrazione. Esempio, se vedetemi adesso io alzo braccia, così faccio video, cosa vedete? Kettlebell sopra? Kettlebell sopra? Non vedete, il giudice deve vedere se c'è movimento kettlebell o non c'è. Perciò se braccia tagliate, già giuria non accetta video e può dare questa nulla osta possibilità a rifare questo video. Molti partecipanti, molti no forse, alcuni partecipanti pure si lamentano. Ma perché? Di qua di là? Cosa c'entra? Se non vedete, ma chi se ne frega? Sopra. Allora, adesso cerco di raccontare tutto l'argomento. E soprattutto parlandoci di queste gare online, spesso e volentieri atleti non fissano il momento. Forse pensano che gara online, nazionale, così com'è, vabbè, tutti ci divertiamo e va bene da una parte, però dall'altra parte, dove c'è una competizione, e soprattutto c'è competizione ufficiale, può essere normale gara viva o in online, è già parte regolamento. E non può un'organizzazione fare a uno calcolare in un modo, all'altro nell'altro modo. Perciò bisogna eseguire tutto il regolamento e rispettare i vostri avversari. Ragazzi, immaginate che vengo io in pedana, sollevare, e viene un mio amico. Io sollevo, sbagliatissimo, vado veloce, non fisso quel millesimo secondo,
e l'altro mio amico onesto va e fissa come si deve. Facciamo il risultato pari, ok? Facciamo il risultato pari e quel ragazzo, ad esempio, perde, non so, può essere che io un po' più leggero, lui un po' più pesante, perde, però io stronzo, ho fatto malissimo, molto brutto il movimento. Giudici, da una parte ha paura, ha vergogna, si trova in imbarazzo, giustificare male, ho le chilica e mi calcola tutte le ripetizioni. Allora io come atleta, come codice etico prevede, rispetto del regolamento, rispetto dei nostri avversari, questo è un comportamento brutto. Allora, che riguarda nel nostro, ripeto ancora e torno indietro, competizione online, e soprattutto adesso parliamo di 18° trofeo proprio nazionale adesso qui nel territorio italiano, ci sono molti ragazzi nuovi, giovani, forse non lo sanno bene il regolamento, questo video diretta giusto per dare una dritta, un aiuto a giudici, allenatori, istruttori, associazioni sportive dilettantistiche che fanno crescere atleti di kettlebell sport. E una parentesi, che ogni associazione deve far uscire, deve far salire suo allievo in pedana con consapevole ben regolamento e codice etico. Allora, problema più grossa che può essere nel una competizione per giustificare, per giudicare, e soprattutto fissazione sopra testa. Cosa vuol dire fissazione? Fissazione è, nel caso fissazione parliamo sopra testa lockout, perché è un gesto qualsiasi tecnico, può essere snatch, jerk o long cycle, deve essere portato kettlebell o uno o due kettlebell sopra la testa. E in questa posizione fissazione vuol dire essere immobile con tutti i parti del corpo e kettlebell. Partiamo dal piatta del piede. Piatta del piede, in quel momento quando si fa fissazione, non deve staccarsi, non deve ballare punta del piede o staccare taloni. Questo, se si stacca, dovete appoggiare, fermarsi, fissare il momento e dopo scendere. Partiamo dopo, esempio snatch, bacino, perché è contrappeso con un kettlebell solo. Con un kettlebell, vi portate il kettlebell sopra la testa, forse qua tutto fermo, ma bacino continua movimento e voi dopo scendete in giù, anche questo non fissazione. E adesso siamo arrivati a terzo punto, è più importante, quando con kettlebell, facendoci jerk, snatch, long cycle, può essere doppie, esercizi classici, esercizi sprint o maratone, esempio adesso con un braccio solo, io porto kettlebell sopra la testa, vi faccio vedere, eccolo qui, vedete, braccio sopra testa, può essere così, può essere così, può essere come volete, può essere così, storto, ma deve essere fermo. Cosa succede? Volentieri adesso molti, molti video stanno inviando ragazzi, ma non solo in video, ma anche in gare normali, succede questo. Arriva in fissazione, continua a girare pronazione kettlebell, e subito inizia a scendere. Questo non è una fissazione. Bisogna portare kettlebell sopra la testa, fermarsi un attimo, scendere giù, ok? Fermo, scendo, fermo, scendo, fermo, scendo. Vedete, adesso fermo. Questo non è fissazione. Salgo, sembra io fermo, però in realtà io ruoto, scendo, 2 secondi sono stati, però fissazione non sono stata presente qui in questo movimento. Perciò ripeto ancora, bisogna portare kettlebell sopra la testa, quando gambe stese, braccia stese, se vedete che ci sono vari moleggi, siete fermi, in quel momento il giudice può calcolare e il kettlebell può scendere a rack position o a punto morto per ricaricare il kettlebell per slancio completo o lo snatch. Bene? Poi può essere mobilità scarsa del praticante del kettlebell sport, è normale. Ad esempio io adesso sollevo il braccio, vedete, sono mobilità di natura già molto difficile, mi ha stretto, ho fatto un po' di allenamento ieri, sento un po' più rigidezza.
Spesso braccia completamente non si stendono. Se io sforzo adesso, stendo, però normalmente non si stende. Succede che in competizioni ci sono atleti con mobilità davvero scarsa. Mi dispiace per loro, però non è un problema questo per far praticare chi ha come sport. Ovviamente questo atleta deve praticare, deve fare molta mobilità per migliorare sue capacità di stendere braccia. Soprattutto questa è la categoria master, dopo 50 anni inizia un po' a rigidirsi le spalle. Perciò in questo caso, quando l'atleta porta kettlebell sopra la testa, se anche braccia piegate, ma fissazione deve essere molto visibile, molto di più che fissazione normale. Fissazione normale, slancio, fermo, scendo. In fissazione con mobilità scarsa, braccia piegate, arrivo, fermo, bello un secondo e mezzo e poi scendo. Ovviamente vi chiedete, ma c'è scritto in questo nel regolamento? No, non c'è scritto questi dettagli. Fissazione non c'è descritto nel regolamento che fissazione bisogna fissare un secondo, due o cinque secondi. Fissazione è tutto corpo immobile in posizione sopra la testa. Ci sono anche esempio nello slancio e lo slancio completo, posizione rack position. In questa posizione noi abbiamo che braccio si incolla, tricipite, bicipite, si incolla a costole, pettorale, kettlebell si appoggia alla spalla e sta in questa posizione. Voi potete stare anche con gomiti staccati in questa posizione, però vostra fatica. Regolamento permette. Non permette regolamento andare, alzare sulle spalle e fermarsi in questa posizione. Lì subito viene il comando stop. Perciò da questa posizione noi dobbiamo slanciare su. Succede che atleti da posizione fissazione scendono giù, piegano gambe per ammortizzare, non stendono ancora gambe o solo appena appena di nuovo caricano e slanciano in su. Questi casi succedono con un sprint, può essere con un kettlebell solo, una maratona, ultimi minuti quando vogliono velocizzare. In questa posizione anche lì giudici deve non giudicare, dire non calcolare semplicemente, e l'atleta perde queste ripetizioni. Perciò esempio, parliamo di clean con un braccio, ok? Può essere 10 minuti per la donna, può essere 5 minuti spring strong con 40 kg uomo, può essere un mezzo maratona o maratona. Una volta fatto clean, se voi volete piegare gambe per ammortizzare o difficoltà di portare kettlebell, dovete piegare gambe sotto, dovete raddrizzare le gambe, fissare questa posizione rack, ma una cosa breve, e poi posso caricare e spingere sopra la testa. In discesa invece non interessa, in discesa può essere continua, può essere fermarsi e via così. Ma poi c'è molti atleti che mi permetto di dare un consiglio, fanno anche questi errori, fanno clean o con uno o con due kettlebell, portano al petto, piegano talmente tante gambe, poi arrivano su di nuovo, torno indietro, facendoci clean, portano talmente alto kettlebell che bastava solo semplicemente toccare le spalle, in quel momento braccio si incolla a tronco, spalle cedono e gomito trova suo appoggio. Invece atleti piegano pure gambe, perciò hai portato in altezza più o meno del mento kettlebell, oltre questo dopo l'altri 20 cm scendi giù e poi stendi di nuovo gambe, sali un po' in su. Quanta fatica si fa! Perciò questo atleti devono crescere tecnicamente per migliorare vostra tecnica e salire sulla pedana. Non dico che non si può salire la pedana proprio non sapere tecnica. Sì, uno può salire, ma dopo non pretendere e non offendersi quando giudice giudica o commissione dopo toglie ripetizioni per mal eseguiti. Oltre a questo vi devo dire che che durante performance in una competizione, se l'atleta inizia a sollevare e tante volte, se giudici c'è di fronte in gara normale, solleva, giudici dice non count, non calcolare, non calcolare, non calcolare, non calcolare, poi qualche volta
Atleta solleva bene, poi ancora giudici non calcolare, non calcolare. Regolamento prevede anche fermare atleta per malesecuzione dell'esercizio. Perché? Prima cosa, per non farsi male all'atleta. Numero due, è proprio gesto tecnico del movimento che l'atleta non è preparato in quel momento. Per non farsi male, per non far vedere sport da parte brutta. Sport è un teatro da una parte, sì che è salute, sì che è nostra performance, sì che tante cose belle intorno alla disciplina sportiva, ma se noi parliamo del regolamento dovrebbe essere fatto, esercizio eseguito correttamente. Adesso vi racconto un po' di cose come è stato esempio in Russia. Russia ovviamente un locomotore dello sport, Russia, Ucraina, Bielorussia, ma parliamo specialmente di Russia perché ha 150 milioni di abitanti, molti praticanti del kettlebell sport e soprattutto sport professionale. In Italia, in Europa, in America, esempio molto, kettlebell lo usano come strumento in generale per fitness, invece in Russia kettlebell sport usano a livello professionale per sollevare, kettlebell sport solo, invece fitness è proprio, non dico zero, ma livello bassissimo. Invece adesso Russia vuole apprendere dall'Europa America per utilizzare attrezzo come fitness, per star bene. Allora, cosa c'era qualche anno fa? Qualche anno fa era un bordello in Russia, federazione non riusciva a gestire più perché erano talmente tanti, tanti atleti superavano qualifica Master Sport International Class, che loro dovevano cambiare qualcosa, il Ministero dello Sport non accettava più questi numerosi Master Sport, bisognava salire con ranking, però anche lì era pazzia comunque, talmente alti i numeri, allora loro hanno deciso rigidire molto regolamento e soprattutto fissazione. Se adesso, questo è stato circa 3 anni fa, se adesso guardate filmati, ultimi giorni sono stati in Coppa Russia, guardate ad esempio una batteria dove c'è Ivan Marko, conoscete tutti, campione del mondo in assoluto, adesso di biathlon. Lui ha fatto 175 slanci, ma sembrava che faceva lento faceva. Cosa vuol dire? Professionista, tecnica, precisione, ogni millimetro del movimento, gesto correttissimo. Perciò andava lento, ho fatto 175 ripetizioni. È ben fissato. E ci sono anche, esempio, da noi, in nostre gare, in Italia, succede che il ragazzo va, fa 60 slanci, ma peggio fissato che quelli. Sembrava che va 300 ripetizioni in 10 minuti. Perché anche questo motivo? Un atleta va, esempio, fa slancio completo, fa clean, riposa 10-20 secondi nel clean, riprende fiato, slancia, appena porta il braccio su, subito scende in giù. E non calcolare, bisogna fermarsi sopra. Perciò un consiglio, una considerazione all'atleta che imparare a casa, prepararsi, fare fissazioni 3-4 serie dopo ogni allenamento di slancio completo, con diversi pesi, doppi, singoli, sopra la testa per guadagnare forza e resistenza isometrica per muscoli, stabilizzatore capo mediale soprattutto, per tenere peso sopra. In questa posizione si migliora pure dopo mobilità, si scaricano le gambe, è un punto di riposo. Questo punto di riposo da una parte è meglio che stare in rack position. Ok? Nessuno vi dice stare 10 secondi, ma basta stare un secondo in competizione e fatto. Scendo giù, gambe dritte, di nuovo parto sopra. Eccolo, questo che volevo dire. Allora, parliamo adesso, non vedo domande comunque nessuna, ho visto Mauro Sambiassi, ciao Master, Mauro carissimo, ciao, piacere. Allora non so se provo a vedere se c'è, no, non vedo più niente, nessuna domanda. Ragazzi, potete scrivere domande, io leggo qua e subito rispondo. Tempo che voi pensate di scrivere. Parliamo adesso di abbigliamento. Abbigliamento nel kettlebell sport, cosa si può utilizzare? Si può utilizzare, parliamo dal piede, scarpe da ginnastica semplici possono essere, però c'è una disciplina sportiva, si chiama kettlebell sport. Allora ci sono scarpe per pesistica, può essere per pesistica, per crossfit, dipende, ci sono tacco alto, tacco basso, vi sconsiglio prendere tacco molto alto, uno dei migliori è circa 2 cm altezza. Scarpe, calzoncini, basse, alte possono essere
fino sotto il ginocchio. Poi partiamo calzoncini devono essere, non coprire ginocchia, sopra ginocchia calzoncini, possono essere aderenti, possono essere anche come da calcio, diciamo, ma non coprire il ginocchio. Parliamo adesso se un ragazzo viene a fare una competizione, però ovviamente a livello mondiale noi abbiamo portato una moda, un regolamento, portare calzoncino aderente, per non farsi male anche, perché c'è casi quando calzoncini, diciamo dal CrossFit, da MMA, quelli duri, e pollici, quando si aprono ogni tanto rischiano di fratturare pollici quando si passa verso punto morto, facendoci prona per andare in mezzo alle gambe. Perciò calzoncini aderenti, sopra andiamo magliettina, può essere aderente, maglietta cotone, maglietta poliestere, come volete, con maniche senza coprire gomiti. Eccolo qui. Poi torniamo a vita, può essere cintura di pelle o di qualsiasi materiale. Di fronte, parte stretta, deve essere 6 cm, non di più, meno possibile, e parte posteriore deve essere non di più di 12 cm, meno accettabile. Parliamo polsini. Polsini devono essere da parte del polso 10 cm, possono partire più alto, da qua fino qua, 10 cm, non di più o meno. Ginocchiere possono essere 20 cm in altezza. Attenzione ginocchiere. Sì, ginocchiera per scaldare il ginocchio, ci fa male qualcosa, allora ginocchiera non deve coprire calzoncino e calza. Deve essere visibile pelle tra calza da sotto e calzoncino da sopra. Allora in questo punto calzoncino lungo, cerchiamo di girare, fare qualcosa per far vedere pelle. Ginocchiere, gomitiere possono essere utilizzati solo nel caso ci sono trauma con certificato del dottore. Cerotti sui gomiti possono essere 5x5 cm appoggiati se ci sono qualche trauma. Invece tape del fisioterapia varie, accettabile da tutte le parti del corpo senza problemi. Sulla testa accettabile fascetta, non capellino o qualche cappuccio o qualcosa l'altro, solo fascetta o senza niente. Questo che riguarda l'abbigliamento. Oltre, per parlare dell'abbigliamento, ragazzi, vi dirò un pochino filosofico anche. Kettlebell sport, come qualsiasi sport, è bellezza di fronte a chi vede primo impanto, vede una diretta, vede su TV, vede da su YouTube, da qualche parte una competizione, vede bellezza, subito si ama questa persona, può amarsi in questa disciplina sportiva perché è bello, ok? E dopo già guardano i risultati, chi capisce dei risultati, ovviamente i risultati è molto importante, per il primo impatto è quello che loro vedono. Perciò noi, esempio, io vi chiedo, ragazzi, vi chiedo, cercate di rispettare questa disciplina sportiva anche a livello abbigliamento. Facciamo un parentesi, torniamo indietro. Perché ragazzi che fanno crossfit spendono 300 euro per comprare un pantaloncino, qualche maglietta, qualche scarpe, paghiamo così, di figo, per fare crossfit? Allora è moda e piace crossfit, allora anche spende soldi per comprare. Perché una persona che ha, esempio, solo 50 anni, 40, 60, 20 anni, va a comprare, decide di andare in bici, compra bicicletta da 3-5 mila euro, compra abbigliamento per 500 euro, scarpette, tutto quello, termo per inverno, per andare in giro bicicletta, pedalare forse alla velocità del tartaruga o velocità del record del mondo. Questo già, non per offendere qualcuno, assolutamente, ma acquistano perché è cultura. Faccio ciclismo, comprato moto, mi piace andare in giro in moto, compro casco, tutto abbigliamento per non farsi male, per essere figo, che io ho questa bella moto e vado avanti. Un lottatore fa lotta, per forza c'è un body per fare lotta, blu, azzurro, vari colori, comunque due diversi colori deve avere, è una bellezza di questa. Box e qualsiasi altro sport, uno gioca a golf, uno qualsiasi sport c'è suo abbigliamento. Perciò ragazzi,
Noi abbiamo così bellissimo sport che si chiama Kettlebell Sport e noi dobbiamo essere orgogliosi, addossare addosso, soprattutto parlo adesso del livello Italia, a livello nazionale italiana Kettlebell Sport, portare addosso una roba davvero di marca, roba che fa vedere e presentare Kettlebell Sport, nazione Italia e nazionale italiana nelle varie competizioni internazionali come un più bel team che può esistere in questo mondo senza offendere nessun altro paese ovviamente. Come sapete bene, noi siamo ben organizzati sul livello abbigliamento e adesso abbiamo fatto contratto con Riel, grazie al suo capo Francesco, abbiamo insieme loro con varie nostre idee, ovviamente da ufficio, e loro hanno realizzato il nostro sogno per creare un abbigliamento che vogliamo noi, un abbigliamento molto tecnico, abbiamo fatto tantissime prove, però ci sono e noi prendiamo adesso ordine per abbigliare tutta squadra nazionale italiana di questo bellissimo abbigliamento. Perciò ho chiuso qui con abbigliamento. Adesso vedo, provo a leggere domande adesso. Allora, Alberto Costa, ciao, volevo chiedere se si può utilizzare smanicato per parte alta, smanicato per parlare come tutta di sollevamento pesi. Sì, Alberto, assolutamente sì. Se tu vai a vedere su YouTube vecchi video, qualche foto, forse domani io cercherò di pubblicare, continuare il nostro tema, varie forse foto dell'abbigliamento. Assolutamente sì. Body, chiamiamo così, body da lotta, body da pesistica, body da kettlebell sport, possiamo dire anche così, si può utilizzare assolutamente, ma viene molto comodo fare snatch così, per jerk un pochino meno comodo, al massimo per sprint, per pesi leggeri, dove c'è appoggio quasi niente del braccio, del tronco, da dove grip non serve tanto, allora si potrebbe usare, comunque è regolare. Grazie Alberto per domanda, provo adesso a vedere, scendere. Dario Neretti, allora Dario scrive: volevo chiederti come si regola con la fissazione per coloro che hanno meno mobilità. Aspetta, ma mi hai anticipato, in sostanza ho capito bene, se braccia non sono perfettamente in sede bisogna fissare un po' di più. Bravo Dario, già ho parlato. Se mobilità non permette stendere bene braccia, torno indietro. Prima di salire sulla pedana, parliamo gara normale, viva, se l'atleta ha problemi, sua diciamo direttore della squadra o proprio atleta prima di competizione, va in giuria e dice problema suo, stato operato, braccio stato fratturato, braccio non si stende più. Fa vedere il certificato, dottore controlla, perché ci sono anche truffe ovviamente, dottore controlla, dà ok che è così. Commissione avvisa giuria di fronte in pedana che questo atleta braccio non stende, uno solo o tutti e due braccia non stende bene, allora sappia che deve fissare questo movimento molto di più del normale. Voglio dire adesso in anticipo ragazzi che in questi mesi abbiamo lavorato da ufficio World Kettlebell Sport Federation, io ho preparato video tecnici che riguarda jerk, snatch, long cycle, movimenti consentiti, varie tecniche che possono trovarsi in competizione, movimenti quando non si calcola, movimenti quando il giudice dà un comando stop, tutto in descrizione in inglese, ci sono video. Giovanni Messina, nostro segretario carissimo generale della Federazione Italiana Kettlebell Sport, ha aiutato a montare questi video e pubblichiamo a fine dell'anno direttamente nel sito YouTube del World Kettlebell Sport Federation. Ok? C'è una un pochino novità che riguarda in base a quello che noi possiamo trovare in gara, è molto interessante per tutti noi vedere e capire che cosa si può utilizzare, cosa si può fare, cosa si può fare per non essere diciamo giustificato male in una competizione. Però comunque ragazzi, tutto senso nostro di portare kettlebell 1 o 2 sopra la testa, portare sopra e consegnare a un giudice. Prendiamo esempio disciplina sportiva weightlifting. Atleta prende, solleva 200 kg sopra la testa, un pochino trema, un pochino si ruota qualcosa e ruota così 10 secondi.
butta giù bilanciere, sembrava sollevato 200 kg. No, lampade rosse perché da 3 giudici o 4, perché non stato immobile, ma bastava stare immobile un secondo. Ok? Prendiamo powerlifting. Uno prende e stacca 300 kg da terra, sale su, non chiude le scapole, movimento non valido. Sembra atleta sollevato. Stessa cosa nel kettlebell sport. E codice etico, rispetto dei vostri avversari, che portare sopra testa, fermarsi, fissare e scendo giù. E tranquillo, vi dico da giudice, da organizzatore, da un funzionario, ragazzi, che quanto stressante quando di fronte atleta che macina e non fissa. Voi non potete immaginare quanto stress e quanto, soprattutto da parte mia, stress non tanto per me, io supporto tutto, ma stress che dobbiamo dopo giustificare male questo atleta, dobbiamo dopo togliere ripetizioni, dopo conflitti, dopo parole, dopo parolacce, dopo offese verso di noi, sembra che noi vogliamo rubare qualcosa. E qualcuno mi dice anche tipo, ma sì, questa garetta così, prima volta ragazzo prova, dai su così, bam bam, salgo, scendo giù. Assolutamente non accettabile. Ragazzo, soprattutto giovane, quando va sulla pedana e fa una prima sua competizione, deve sapere bene il regolamento, lui deve essere insegnato per fissare bene sopra la testa. Un ragazzo per sbaglio va così, senza fissare, tutto storto, vince un campionato Serie C italiano, dopo scrive dappertutto, io sono campione italiano, che io condivido, sono felicissimo di lui, e smette, dopo fare kettlebell sport, gli dice, guarda, due allenamenti, io campione italiano. È che sport. In realtà, per portare bene, per avere questa mobilità per tutto, è anni e anni di lavoro. Questo non è un spavento. Questa è una considerazione, un consiglio, io vi racconto la mia esperienza, che anni e anni di lavoro per essere un perfezionista del gesto tecnico, questa perfezione vi dà possibilità di sollevare molto di più e meno fare fatica. Allora, proviamo a leggere se c'è qualcosa di domande. Flora, buonasera maestro, Flora buonasera, Luca Pagliarola buonasera carissimo, Mauro Sambiasi, ok, già detto. Alberto Costa, grazie. Marco Tono, buonasera Oleg. Buonasera Marco. Ragazzi, dai, sparate qualche domanda comunque, se c'è, che riguarda anche non solo il regolamento. Chiedetemi. Vabbè, tempo che forse qualcuno scriverà qualcosa. Oggi noi abbiamo, cos'è, 14, 15, madonna, ho perso giorni, dicembre. Abbiamo ancora per questa competizione online, 18esimo trofeo centro storico, 19 dicembre, che è sabato, se non sbaglio, mezzanotte, terminiamo ricevere video. Perciò ragazzi, chi fa parte di questa gara, per favore inviate, non dico prima possibile, ma inviare entro 19 dicembre, che direttamente dopo mando vari giudici, cerchiamo di giudicare. In questa competizione partecipano atleti dalla Francia, dal Messico, da Stati Uniti e ovviamente da Italia. Siamo 77 atleti da 4 paesi, ci sono varie province e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla nostra federazione. Marco Tonon scrive, ho visto che ci sarà anche Coppa del Mondo. Sì Marco, Coppa del Mondo prevista, prima Coppa del Mondo del vivo, vi parlo, perché la World Kettlebell Sport Federation ha organizzato al momento tutti i campionati continentali che mai stati ancora presenti nel kettlebell sport in tutto il mondo, delle varie federazioni. È stata prima, fondata proprio per questo anche, organizzare campionati continentali vari, sarebbe Sud America, Nord America, Oceania, Asia, Europa, Africa al momento non c'è un buon movimento. E Coppa del Mondo è prima, Coppa del Mondo, non calcoliamo online, sarà anno prossimo, 2021, dove saranno registrate anche il record del mondo, perché ovviamente il livello che noi organizzeremo in Italia sarà altissimo.
se pandemia permette, dovrebbe essere 18-21 marzo, insieme con campionato italiano in Lignano, Sabbiadoro, Marco nei tuoi parti, in complesso dove saranno anche Asiadi, un bellissimo posto, evento, spero che riusciamo a organizzare lì, perché medaglie già ordinate, aspetto l'arrivo delle medaglie, del trofei, abbiamo prenotato già banner grande, abbiamo fatto contratti anche da federazione con compagnia che fa montare LED wall grande, strutture americane, comunque dovrebbe essere una bella gara e aspettiamo. Francesca Artini scrive: buonasera, grazie per le spiegazioni per musica di sottofondo come ci si deve regolare. Francesca, se Francesca, se tu chiedi di gare online, esempio di musica sottofondo che riguarda il nostro trofeo Centro Storico Festival World Cat Sport Federation, nessun problema se ci sono musica, assolutamente vi dico così. Un accompagno di musica, nessun problema. Si giudica e si va avanti. Marco Tono, sono due gare distinte, allora sì, ma non è obbligatorio che atleta italiano si iscrive nel campionato italiano. Esempio, biathlon, 32 kg elite. Vuole anche iscriversi Coppa del Mondo, parallelo paga iscrizione anche Coppa del Mondo, solleva una volta, però va due calcoli nel campionato italiano e Coppa del Mondo, ok? Esempio Coppa del Mondo saranno stesse discipline come nel campionato italiano, unica cosa che noi nel campionato italiano abbiamo serie A, B, C, uomo 32 kg, 24, 16 kg, invece a livello mondiale noi abbiamo solo A e B. E B in categoria sarebbe con 24 kg. Invece, campionato italiano c'è Serie C con 16 kg uomo, donna 12 kg. Oltre a questo, Coppa del Mondo sarà in aggiunta slancio completo 5 minuti con due kettlebell, che uomini che donne. Scusate, devo bere. Due convenzioni e fare due gare. Marco, spiego ancora. Marco Tono scrive che devo iscriversi in due competizioni e fare due gare. Se Marco scrive, fa biathlon, Marco, mi senti? Se fai biathlon o slancio completo, noi ci prepariamo adesso slancio completo, giusto con te? Se fai slancio completo, tu iscriviti in due gare e sollevi una volta. Però se tu vuoi fare italiani con 32 kg e Coppa del Mondo con 24 kg, benvenuto. Però devi fare due gare ovviamente. Se invece con 32 kg una gara sola. Luca Pagliarò, maestro, ma per vecchi come me, 51 anni, che categoria c'è? Luca, che sei vecchio. Allora, un anno più grande di me. Luca, ci sono categorie master che partono da 40 anni. Sarebbe 40-49, 50-59 anni. Ok? Nel caso tuo, Luca. Tua categoria età 50-59 anni, categoria peso come qualsiasi categoria di peso normale che noi abbiamo. Uomo parte 63 kg, 68, 74, 80, 87, 95, oltre 95 kg. Perciò credo che tu, non lo so che livello sei adesso di fisicamente, ma credo che tu categoria peso circa 87 o 95 kg, master 40, 50-51 anni. Eccolo questo. Marco, ho capito tutto, va bene. Ragazzi, chiedete ancora, qualcosa si interessa. Tempo che aspettiamo varie. Scusate, devo prendere acqua perché sennò tossisco. Luca Pagliarola, 90 kg, 90 kg Luca non c'è più questa categoria perché noi siamo usciti dal GSF, siamo già da 2017 con World Kettlebell Sport Federation, categoria peso ci sono 87, 95 e oltre 95 kg, perciò tu farai parte 95 kg. Allora, Marco Tonon scrive: come siamo per le Olimpiadi di Kettlebell Sport? Kettlebell. Allora, spiego, da una parte è facile rispondere,
Dall'altra parte ovviamente servono ancora tantissimi anni. Ragazzi, noi siamo a livello di promozione Kettlebell Sport da quando abbiamo organizzato il Kettlebell Sport Federation. Andiamo con grossi passi, ma non è facile tutto così, molta burocrazia. Serve crescita a Kettlebell Sport in molti paesi del mondo. Esempio, sembra c'è un paese, non voglio anche nominare, esempio, non lo so, Guyana, in Africa, c'è qualcosa registrato di Kettlebell, un ragazzo bravo, vuole fare un business pochino, si è registrato, c'è organizzazione, ma non c'è ancora niente lì, non c'è nessuno che solleva in una competizione, però c'è numerazione del paese, perciò bisogna portare molto tutti gli altri paesi del mondo a più alto livello e soprattutto numerico di competizione. Non interessa ancora il risultato, non interessa il risultato che qualcuno solleva 100 o 200 ripetizioni, basta che c'è partecipante da un paese. Ad esempio, noi dall'Italia abbiamo partecipazione per entrare nel team nazionale, dobbiamo avere partecipare nei campionati italiani, dobbiamo entrare nei primi tre con qualifica minimo candidat master sport. Parliamo adesso di elite, minimo candidat master sport, e due atleti possono partecipare nella stessa categoria, dopo uno migliore punta punteggio a squadra nazionale. Invece uno da India viene, solleva 10 ripetizioni, ma basta chi viene indiano, porta bandiera su, solleva quel 10 ripetizioni, è contento e noi siamo felici per loro. Perciò ogni paese c'è la sua regola per portare atleti in una competizione. Servono tantissimi ancora anni, serve tanti anni, però siamo strada giusta. Prima cosa, dobbiamo entrare nei guys con quali io domani ce l'ho appuntamento, anzi ISNO, segretario generale dell'organizzazione International Sport Network Organization, domani abbiamo una riunione online con lui che è discorso d'aiuto adesso fare una prescrizione per guys per cercare fare domanda. Sicuramente molti soldi, tutto questo costa, ma noi andiamo avanti per promuovere. Perciò Marco, noi siamo nella strada giusta, sicuramente spero in questa mia vita che la nostra disciplina sportiva diventa olimpica. Allora, cerco di leggere un attimo cosa abbiamo. Allora, Dario Neretti scrive: per la Coppa del Mondo può gareggiare con Ruben, che nel 2021 avrà 14 anni, con le 16 kg? Dario, ottima domanda, dobbiamo far portare i nostri bimbi in crescita. Ruben può partecipare che nel campionato italiano, che nel Coppa del Mondo, prima ovviamente, sì, campionato italiano, chiaro, che prima gara nostra, bambini, uomini, maschi, 14-15 anni, devono partecipare con 16 kg, esatto. Perciò lui deve fare competizioni per bambini. Ci sono gare classiche, solo biathlon e solo slancio completo doppio. E ovviamente c'è anche mezze maratone, maratone come prevede in coefficiente. Invece lui c'è la categoria del peso, non mi ricordo se categoria del peso, per junior 14-15 anni. Sì Dario, portare Ruben. Alberto Costa scrive: ma per quanto riguarda la competizione del centro storico, una persona non deve pesare 80-87 kg, può essere qualificarsi, può avere qualsiasi peso, giusto? Allora, Alberto Costa, se ho capito bene, tu mi chiedi se questa competizione centro storico, una persona non deve pesare 80-87 kg. No, questa competizione, ultima dell'anno, noi abbiamo organizzato con coefficiente e premiazione del peso kettlebell. Esempio, faccio un esempio. Prendiamo slancio completo, long cycle, 32 kg, 28 kg, 24 kg, 20 kg, 16 kg. Esempio, qualcuno partecipa nel 28 kg, ci sono 5 atleti, si fa coefficiente, non mi interessa categoria peso, mi interessa quanto hai pesato. Esempio, viene un atleta, parliamo così, atleta olechilica, viene, fa slancio completo in 10 minuti con 28 kg, faccio pesatura kettlebell, tutto regolare, mi peso io, 93 kg 200 grammi, faccio mia gara, faccio 50 ripetizioni, coefficienti viene calcolato, 28 più 28, 56 kg per 50 ripetizioni, diviso 93 kg 200 grammi e arriva una formula, ad esempio, sparo così nel caso, 32,7. Invece con 28 kg gareggia De Caro Francesco, giusto esempio, cioè De Caro Francesco ti nomino. Francesco solleva 28 kg per 37 ripetizioni, solo un esempio.
sicuramente lui farà di più, 37 ripetizioni, diviso 68 kg 200 grammi. E viene formula che io ho sollevato 50 ripetizioni con 93 kg circa, e Francesco solo, diciamo, 37-38 ripetizioni con peso corporeo 68 kg, lui vince, la sua formula sarà molto più alta. Eccolo qui Alberto, credo che è stato spiegato. Scusate per l'ignoranza, ma nessun problema Alberto, anzi siamo qua per dare queste indicazioni. Allora, non vedo altri al momento domande. Ragazzi, vorrei dire anche che abbiamo già pubblicato, io ho pubblicato la pagina Facebook, un evento, Coppa Italia Online, che noi faremo a mese giugno, se non sbaglio, adesso non ricordo, da 15 a 25 gennaio riceveremo video, per iscrizioni termino, non mi ricordo se non ce l'ho sotto mano, termino fino al 10 gennaio. Coppa Italia, guardate evento su Facebook, trovate tutte le discipline che ci sono. Ovviamente qui va con categorie del peso, solo serie C con 16 kg va a coefficiente. Primo evento online, perché sicuramente non sarà ancora attivo. Poi campionati regionali, sto preparando adesso un calendario nazionale nostro, non sarà molto ricco quest'anno ovviamente, però speriamo, il calendario pubblicheremo fra qualche giorno, credo, e troverete gare. Se nel caso, prime gare devono essere, oltre questo che è online Coppa Italia, dovrebbe essere campionati regionali a febbraio. Se la pandemia non permette, perché ogni regione, io adesso parlo, chiedo, alcuni non fanno neanche perché non c'è movimento assolutamente, è difficile soprattutto a livello burocratico per avere tutte le carte per organizzare le gare. Se nel caso noi, ogni competizione che si avvicina, non riusciremo a organizzare nel vivo, proviamo a organizzare online. Abbiamo già una grossa esperienza e pratica. Allora ragazzi, allora, non vedo più domande, cercavo, voglio vedere adesso, guardo i miei argomenti che ho scritto. Allora, domande non ci sono più, perciò ripeto ancora che il nostro argomento del giorno oggi era regolamento di kettlebell sport e soprattutto punto debolezza, punto più importante è lockout, fissazione sopra la testa. E voglio ripetere ancora, adesso porto ancora kettlebell sopra la testa, che quando si arriva al lockout, in questo momento fermo, scendo, fermo, vedete adesso, vedete che va l'appeso, devo fermarmi, scendo, fermo, scendo, invece questo non è una fissazione, braccia piegate, fermo così, sto, non lo so, cioè, ma molto più lungo, bisogna stare qua un secondo e mezzo con braccia piegate e poi scendere giù, salgo, fermo e poi scendo. Allora, vediamo un po', ancora c'è qualche iscritta, Marco Tonon scrive, ci saranno corsi terzo livello nel 2021, si faranno online? Marco, bella domanda, terzo livello ovviamente sarà progettato adesso per quest'anno 2021, abbiamo saltato anche 2020, sarà progettato e solo nel vivo. Ragazzi, non sono arrivato ancora per fare corsi istruttori online. Perché? Vi spiego perché. Molti si buttano in questo campo, sì, giusto, è necessario il giorno oggi, ma per istruire, scusate, per istruire un istruttore, io praticante devo toccare, devo impostare per fare corretto, per dare una molta informazione. Online così potrebbe essere, ma non vedo proprio granché. Vediamo come va la pandemia. Ma comunque soprattutto terzo livello assolutamente non può essere online, perché ci sono, oltre agli esami, ma ci sono molti tecniche ancora da imparare, da definire, e soprattutto spiegazioni del metodologia, dell'allenamento, dell'insegnamento e via così. Perciò online terzo livello non sarà, ma nel vivo spero quest'anno, più o meno mese luglio-agosto dovrebbe essere. Ecco Marco.
Giorgio Bitanti, Giorgio scrive: Oleg, posso gareggiare in Coppa del Mondo nella mia categoria? Giorgio, ciao carissimo. Certo Giorgio, assolutamente, ma bisogna prima cosa campionato italiano, seconda cosa Coppa del Mondo per tutti noi italiani, perché sarà gara prima qualificarsi per il campionato del mondo e anche per partecipare bisogna partecipare nel campionato italiano. E parallelo, noi vediamo adesso per italiani proprio, perché il campionato italiano sarà solo per italiani, assolutamente nessuno dall'estero può partecipare al campionato italiano. Speriamo che ovviamente arrivano atleti da varie parti del mondo. Vedo dura, ma speriamo. L'evento dovrebbe essere enorme, grande, molto costoso, perciò noi lo stesso pensiamo di iscrizione gara per atleti che fanno il campionato italiano, iscriversi nella Coppa del Mondo, fare qualche scontistica. Perciò si potrebbe partecipare assolutamente sì. Assolutamente sì. Marco Tondo, non è facile. Sì Marco, non è facile. In generale tutto. Non lo so ragazzi, non so se io ho perso qualche scritta, qualche domanda. Se forse ho perso, scrivete ancora per favore. Allora, a tempo che aspettiamo ancora qualche scritta. Raccapitolare ancora del regolamento, rispettare, abbigliamento. Aspettiamo vostri ragazzi, soprattutto parlo del dirigente delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate a noi, o anche atleti semplicemente che ascoltano o vedono questa diretta, che facevano già parte nazionale italiana di Atebe Sport, facevano parte di qualche campionato Europa o del mondo, o allenatori che vi sentite adesso. Avete atleti che può essere che quest'anno parteciperanno nelle Coppa del Mondo, può essere che a fine anno, anno prossimo, in prospettiva atleti crescono, potete fare ordine per abbigliamento nuovo che noi abbiamo con Ariel, bellissimo abbigliamento che noi dobbiamo cambiare tutta la squadra. Ovviamente chi noi abbiamo anche da RA varie, soprattutto adesso parlo abbigliamento uscire sulla pedana, non parliamo di tutta. Che noi abbiamo ancora abbigliamento vecchio dall'RA, non vuol dire niente che da buttare via, si può allenarsi, si potrebbe essere che nel campionato del mondo usciamo con Real abbigliamento perché è molto tecnico, molto davvero buono e bellissimo, soprattutto cioè una cosa, tutti cose 3 in 1 comunque, bello, efficace, migliore e molto tecnico. E per la staffetta possiamo cambiare e prendere l'altro abbigliamento che già noi abbiamo, perciò non che da buttare via. E ripeto ancora, se ci sono atleti che voi sapete, allenatori, che devono diventare grandi, potete fare questo acquisto, perché noi dobbiamo, per raggiungere scontistica, noi dobbiamo raggiungere certo numero per ordine che devo fare. E alcuni già da qualche mese hanno pagato, alcuni noi aspettiamo. Per favore ragazzi, scrivetemi su questo argomento dell'abbigliamento. L'altra cosa. Va ragazzi, anno scade, manca poco. Da parte federazione, adesso io guido qualche altro Sport Federation, federazione italiana, perciò faccio un unico report per italiani anche, faccio tutto quello che del World Cat Baseball Federation, solo che italiano, e all'inizio metterò molta discrezione che riguarda proprio l'Italia. Pubblicherò il report, pubblichiamo tutti gli auguri, abbiamo pubblicato già ringraziamenti a tutte le associazioni, abbiamo pubblicato migliori associazioni ogni anno che noi pratichiamo, non possiamo praticare i migliori atleti del Coppa Italia dell'anno perché non abbiamo partecipato, online direi non prendere in considerazione perché è cosa diversa, economicamente sicuramente siamo molto difficoltà grande. Però mettiamo animo per fare auguri a tutti, fare complimenti a tutti quelli che hanno aiutato. Vorrei sfruttare questa diretta anche ragazzi, ringraziare, che anche ringrazierò con una specie di trofei che stanno preparando adesso nel Tri Sport a Novara, nel staff della Federazione Italiana Chiave Sport, proprio segreteria con quale noi quest'anno abbiamo lavorato tantissimo, sembra che nessuna competizione, però in online è enorme lavoro stato svolto comunque. E ringrazio Franco Gianella, giudice nazionale che fa parte del World Cattle Sport Federation, speaker, e assolutamente lui sempre a fianco, abita vicino, sempre qui spesso in ufficio, ci troviamo per fare varie cose.
Matteo Castiglioni. Responsabile di giudici in Italia, entra in commissione World Cat Baseball Federation, giuria comunque grazie a Matteo e grazie al segretario generale Giovanni Messina che è sempre a fianco, ogni piccola cosa, aggiornamento sito, montaggio del video della giuria, del giudicamento, video regolamento. Adesso comunque questi ragazzi che sono sempre, sicuramente grazie a tutti perché a tutti, senza atleti, senza di voi non ci sono organizzazione, non può essere, però ovviamente organizzazione qualcuno deve spingere, qualcuno deve mettere mano in più e deve fare fatica in più, perciò un ringraziamento a tutti loro. Va bene ragazzi, allora credo che sono stato utile, non vedo più domande, abbiamo fatto giusto un'ora di nostro appuntamento, io sono pronto, sono carico, risponderei a qualsiasi domanda. Marco, dai, fai qualche domanda ancora. Parlo con Marco Tomo. Comunque, ragazzi, sì, preparazioni, cercate di prepararsi adesso, prepararsi, non lasciarsi in forma. Lo so che non c'è motivazione, c'è meno motivazione, però provatevi a motivarsi un po' diversamente. Guardate qualche filmato, c'è possibilità molto molto guardare e riguardare vostra tecnica adesso ragazzi, mobilità articolare, elasticità, perché anche stare a casa non avendoci strumenti, ma comunque sul migliorare mobilità vostra è possibile comunque senza avere strumenti particolari, perché la nostra disciplina sportiva ha dominatore forza resistente, se noi siamo rigidi, parliamo sempre nel caso locale perché è quella, cioè, principale, direi così, che riguarda mobilità. Fare qualche clean senza una grossa mobilità va bene, ci si fa lo stesso, ma lockout è difficile, perciò bisogna allungarsi, tirare il muscolo per migliorare. E comunque ragazzi, kettlebell sport è un bellissimo sport, e chi pensa che, eh sì, sono tornato da wrestling, e subito faccio adesso una gara. Sì, resistenza, quel ragazzo wrestler ce l'ha, grossa resistenza, potenza, forza, va lì, in pochino impara tecniche e va. Però ci servono molto tempo e bellezza del nostro sport che è molto complesso e ci serve davvero tempo. E torno all'argomento di nostro regolamento di fissazione, sempre torna a dirmi che viene un atleta prima sua gara e fa tutto sbagliato e pretende qualcosa dopo, cioè scrivere male, che qualcuno ruba ripetizioni, cosa, questo non va bene. Bisogna imparare bene il gesto, andare in una competizione e presentare, fissare ogni movimento e portare avanti. Perciò appunto serve sempre tempo questo, non è possibile fare in 6 mesi. Chi inizia, dico, fra 6 mesi devo diventare master sport e via così e vado avanti. Sì, vorrei che così facile. Sì, si va avanti, però ovviamente serve molto tempo per migliorare. Il nostro sport è molto complesso in questo senso. Immaginiamo un ginnasta, va lì, fa un anno ginnastica, vuole fare il doppio salto e vuole già, non so, vincere le Olimpiadi e tutto qua. Il ragazzo sta lì in palestra giorno e notte 15 anni per riuscire a fare recenti numeri, quelli che prevede ginnastica giorno oggi. Stessa cosa che kettlebell sport. Parlo, non voglio offendere nessuno, parlo di me. Io guardo filmati di 25 anni fa, esempio, non so, 23 anni fa, campionato del mondo, cioè quali fissazioni che erano tempi fa, ma non collocare neanche una ripetizione. Ma tutto va avanti, tutto progredisce. 7-8 anni fa 120 ripetizioni, 130 ripetizioni erano proprio wunderkind del mondo che facevano sollevare. Giorno oggi in Russia, in Ucraina ci sono chi 130 slanci e uno sì, uno no, fanno tutti. In qualità come faranno queste ripetizioni? Perché devono fissare, tutto il resto vuol dire che molto lavoro dietro per riuscire a fissare veloce, preciso, non perdere sua mobilità, elasticità, non perdere gesto, fiato, andare avanti, tutta preparazione fisica generale, resistenza, potenza, coordinazione perfetta e tutto serve molto tempo e vince ovviamente migliore. Bene ragazzi, comunque concludo nostra diretta, grazie per l'attenzione, spero che sono stato utilissimo. E se avete qualche domanda, penso che questo video rimane in memoria su Facebook, potete anche scrivere come commenti sotto video già
così. Potete scrivere semplicemente a me o WhatsApp, mio numero 320-9465-503, numero che non cambio da 20 anni, aperto a tutti, basta scrivere qualsiasi domanda in qualsiasi tematica che riguarda Chiatebel Sport. Grazie e non vi faccio ancora auguri perché ci sentiamo ancora. Buona serata a tutti, viva Chiatebel Sport! Ecco il logo Federazione Italiana.